Prime consistenti nevicate sulle montagne del Vallo di Diano, quello appena trascorso è stato anche in provincia di Salerno un fine settimana caratterizzato dal freddo e dal maltempo. Pioggia intermittenza, bassa quota e neve sui monti che circondano il territorio valdianese e sugli Alburni. Come mostrano le suggestive immagini realizzate a sito alto a Sala Consilina da Adriano Auleta e sul Monte Romito a Padula da Pietro Sansevero, c'è stato chi ha approfittato del weekend per una piacevole escursione ad alta quota negli incantevoli paesaggi imbiancati. Fortunatamente nessun disagio per la viabilità, anche perché i fiocchi di neve si sono visti solo a quote più alte, ma le cose nei prossimi giorni potrebbero cambiare. Non subito però, perché nelle prossime ore, come riferisce Giuseppe Stabile di MeteoCilento.it, in Campania e nel Salernitano le condizioni meteo miglioreranno sensibilmente, anche se qualche residuo piovasco potrebbe interessare il Cilento nelle prime ore della giornata. Martedì il cielo dovrebbe essere poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, ma il freddo resterà e si farà sentire nelle ore notturne e al primo mattino, specie sulle pianure e nelle vallate interne a causa di una forte inversione termica. Verso la fine della settimana invece è previsto un nuovo intenso peggioramento a causa di una nuova irruzione di aria fredda. Una nuova perturbazione che potrebbe determinare nevicate anche a quote basse. Insomma, prime avvisaglie di quello che un po' da tutti gli esperti è previsto come uno degli inverni più freddi e nevosi degli ultimi anni. Vedremo se i comuni del Vallo di Diano e gli enti preposti si saranno attrezzati per tempo per limitare i disagi, o se 20 cm di neve, come altre volte è capitato, metteranno in ginocchio la viabilità. Ma per il momento è ancora piacevole godersi le prime nevicate valdianesi. Mamma, come nevica bello! Presso sito alto! Ho fatto un video. Ho fatto pure le foto. Ciccio. Bravo. Bravo Ciccio.